Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, questo è il nostro settimanale politico della redazione di TVR Tele Italia 7 Gold che ci porta all'interno del Consiglio regionale. In questo nostro appuntamento però abbiamo voluto fare un focus su un evento che si è tenuto in Teatro della Compagnia e poi ovviamente è proseguito in Consiglio regionale. Ecco i titoli, ma vedete gli Stati Generali della Salute con il Ministro Speranza si è tenuto l'evento conclusivo. E poi è stato approvato il documento finale proprio degli Stati Generali della Salute, passato con 23 voti a favore e 15 contrari. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e l'assessore alle politiche sociali Serena Spinelli sono intervenuti lunedì 13 giugno alla tappa conclusiva degli Stati Generali della Salute, accanto al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, al presidente della commissione Enrico Sostegni, al vicepresidente Andrea Ulmi, era presente anche il ministro della salute Roberto Speranza. Abbiamo avuto l'attestazione dal tavolo a Roma presso il Ministero di verifica dei dati che il bilancio 2021, su cui si sono sprecate pagine dei giornali, interviste, sul fatto che i conti non erano a posto, e invece noi abbiamo l'attestazione senza nessuna diffida che la sanità toscana è sana e che ha chiuso con i conti giusti. Certo, ha dovuto questo richiedere tutta una serie di risorse che abbiamo raccolto dagli altri assessorati, dalle altre direzioni. In tutto sul bilancio della sanità, per le risorse che ci vengono dal Fondo Sanitario Nazionale da Roma, abbiamo dovuto aggiungere 400 milioni che altrimenti sarebbero destinate a tutte le varie altre attività che la Regione svolge, ma l'abbiamo fatto con piacere perché la Regione ritiene che la sanità e la salute pubblica sia la priorità per i cittadini. Per me è bello venire in Toscana perché penso che qui ci sia in qualche modo un elemento di fondo, di consapevolezza dell'importanza del nostro Servizio Sanitario Nazionale che può aiutarci a leggere il tempo che stiamo per vivere. Perché quello che è avvenuto è sotto gli occhi di tutti, quanto questa pandemia abbia toccato le nostre esistenze, abbia sconvolto, stravolto le nostre vite. Quando dico nostre intendo nostre nel senso più largo possibile, è stato più difficile tutto, è stato più difficile essere studente, essere insegnante, essere vigile urbano, chiaramente essere medico o infermiere è stato drammaticamente più difficile, ma questa pandemia ci è entrata in casa, è entrata nelle nostre vite prepotentemente e ci ha fatto attraversare probabilmente i due anni più difficili che ciascuno di noi ricorda. Io penso che oggi abbiamo finalmente le condizioni per imparare da quella lezione e per provare insieme a capire come trasformare la più grande crisi sanitaria che abbiamo mai vissuto negli ultimi decenni in un'opportunità di ripartenza e di rilancio. Questa deve essere la traccia, io penso, e la sfida di tutti i gruppi dirigenti che lavorano nelle istituzioni, nella sanità, nella società, nelle professioni, cioè come trasformare la più grande crisi che ha toccato il Servizio Sanitario Nazionale in un'opportunità di ripartenza. Senza dubbio abbiamo da recuperare sul terreno del coinvolgimento, della partecipazione, insomma dopo due anni di pandemia dove la gestione è stata prevalentemente a carattere emergenziale, ora è il momento anche di investire nuovamente in percorsi di ascolto, confronto, dialogo, partecipazione. Quindi questo a mio avviso è il valore, il primo valore di questa iniziativa. Poi ci sono i contenuti, la risoluzione che sarà discussa in Consiglio regionale mercoledì, diciamo, se verrà approvata, consegna una serie di indirizzi alla Giunta, insomma, che sono quelli di portare avanti i programmi di investimento, sono quelli di organizzare un nuovo modello di assistenza territoriale, di riformare l'emergenza urgenza e la continuità assistenziale, di dare anche nuovi indirizzi sulla cosiddetta governance territoriale, su come si governano le zone di distretto
estendendo il modello della società della salute come soggetto di governo delle zone distretto in modo da coinvolgere non solo le aziende sanitarie ma anche i sindaci e gli attori sociali del territorio nel governo dell'assistenza territoriale. Ecco, questi sono gli indirizzi più importanti che ci sono stati consegnati. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, insomma, noi come giunta ci impegniamo a tradurre in atti, in azioni, gli indirizzi che la risoluzione contiene. E il 14 e 15 giugno il Consiglio regionale che si è riunito ha approvato a maggioranza la risoluzione della Commissione Sanità recante indirizzi sui principali obiettivi delle politiche per la salute toscana a seguito appunto della consultazione pubblica degli Stati Generali della Salute. L'atto di indirizzo è stato approvato con 23 voti a favore e 15 voti contrari. Sono stati accolti 16 emendamenti presentati dai consiglieri del Partito Democratico all'interno della Commissione Sanità. Sono stati respinti anche 8 emendamenti al testo presentati dalla Lega e sono state respinte anche 2 proposte di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia. Il primo firmatario era il consigliere Diego Petrucci. Emergono tanti aspetti, nel senso noi abbiamo fatto un'analisi a 360 gradi e quindi ha riguardato intanto dei macro temi che sono le risorse e la necessità di personale sanitario adeguato, formato, motivato, che sono le due precondizioni per svolgere un po' tutta l'attività. Poi la grande attenzione da dedicare al tema della prevenzione, di tutti i determinanti della salute, che sono l'elemento sul quale si baserà anche la sostenibilità in futuro del servizio sanitario regionale. E poi ci siamo concentrati sul tema della governance, dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato, analizzando i dati, come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle 3 aziende sanitarie, evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio, disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse. Poi ovviamente la questione ha riguardato anche la non autosufficienza, il tema della disabilità e l'emergenza urgenza, dove bisogna omogeneizzare sostanzialmente il servizio in Toscana, e poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni. Ovviamente la mozione riguarda un po' tutti gli aspetti, poi anche per quanto riguarda l'innovazione digitale come elemento essenziale e trasversale sul quale investire molto nei prossimi anni, e a partire da un'immediata resa di interoperabilità dei sistemi a l'innovazione che nei prossimi anni porterà addirittura anche da un punto di vista medico sempre più verso una medicina personalizzata. Insomma, ovviamente quando si parla di salute gli aspetti sono tantissimi, li abbiamo riassunti in questa risoluzione che impegna anche il Consiglio e la Giunta nei prossimi mesi a una serie di azioni, tra i quali appunto la revisione della legge 40, il nuovo piano sociosanitario regionale, quella che riguarda una revisione complessiva degli enti di garanzia come il governo clinico e l'Agenzia regionale di sanità. Un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta. Fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa, grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti, ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiose e diventano lungimiranti, queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid, adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere, nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES. Se si va a vedere oggi i tassi di interesse, che livelli avranno, non soltanto adesso ma nei prossimi anni, avremmo dimostrato che quelle risorse praticamente le avremmo avuto praticamente in maniera gratuita, e quindi questo è un po' il rimpianto di oltre 30 miliardi in più che la sanità avrebbe avuto e a cascata anche la Regione Toscana. È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi 2 difficili anni di pandemia. Ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata
stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione, che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi, mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali. Molti vengono definiti dal MES, che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano, e però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività, perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura, e soprattutto manca un'ammissione di errori fondamentali che negli ultimi anni, a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori, coperti come razionalizzazioni, hanno sofferto moltissimi settori della sanità. La sanità territoriale, le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal governo con la ministra Grillo, i posti letto che sono stati anche quelli tagliati. Insomma, una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo, è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato, come quella delle maxi ASL, più volte criticate, su cui mai e dico mai si è tornati indietro, nemmeno in questa proposta di risoluzione. Noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza, di una struttura differente, non soltanto di più soldi, se è vero come è vero che per un'ernia inguinale a Careggi si aspettano 208 giorni, a Torregalli a 3 km di distanza 103, non c'è bisogno soltanto di più soldi, c'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema. Se è vero come è vero che a Pontedera per una protesi d'anca si attendono 278 giorni, ma solamente 20 al San Giuseppe, a Empoli che è a 30 km di distanza, se è vero come è vero che al San Giuseppe si attendono 6 giorni per gli interventi di tumore al colon e a Grosseto se ne attendono oltre 40. Quindi c'è bisogno di più efficienza, non soltanto di più soldi, c'è bisogno di più medici, e da questo punto di vista noi chiediamo che vengano inseriti nel servizio sanitario anche i medici laureati e gli specializzandi, ancora prima delle specializzazioni. Chiediamo che si possano fare maggiore, finanziare maggiore borse di specializzazione, perché sapete che sono molti più i medici che si laureano di quelli che hanno accesso alle specializzazioni che sono necessarie per entrare a lavorare. La Toscana finanzia soltanto 34 borse di specializzazione nel 2021, sono troppe poche, i soldi vanno spesi soprattutto lì. Serve un quadro normativo regolatorio delle case di comunità, delle case di salute, perché non è possibile che tutte le persone vadano all'ospedale o al pronto soccorso, ci devono essere dei punti di accesso intermedi, ma in quei punti di accesso, per esempio le case di comunità, si deve trovare gli ambulatori dei medici di famiglia, dei pediatri, degli specialisti, si deve trovare dei punti di primo soccorso, uno sportello farmaceutico, una diagnostica di base, e se non si può lasciare tutto al caso come è stato lasciato in questi anni. Quindi noi riteniamo che ci voglia una sanità con più soldi sicuramente, ma una sanità governata meglio e diversamente da come è stata governata fino ad oggi. Noi abbiamo una Toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari. È chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia, che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità, dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato, ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici. Noi abbiamo in Toscana una media di 1000 bambini a pediatra nelle aree della provincia, e questo non è assolutamente accettabile. Quindi io mi auguro che anche le nuove strutture che dovrebbero arrivare con il PNRR quantomeno siano calibrate su ambiti di servizio ottimali, per far sì che effettivamente ci sia un bacino di utenza sufficiente a giustificare quel tipo di investimento. Su questo io mi aspetto ci siano delle risposte forti da parte anche dell'assessore. Non sfugge poi la questione finanziaria. Noi dobbiamo assolutamente agganciare la programmazione e l'organizzazione di tutto il sistema
a partire dalle ASL fino agli ospedali e tutte le strutture correlate. Se noi programmiamo adeguatamente la spesa, è impensabile riuscire ad avere un equilibrio di bilancio, e questo lo facciamo, a nostro parere, intervenendo magari all'interno dell'assessorato con una direzione che sia proprio dedicata al monitoraggio costante sulle risorse. Se monitoriamo bene, le risorse vengono gestite in modo efficiente e anche i cittadini ne beneficiano, perché a questo punto potremmo pensare che anche temi come le liste d'attesa infinite, attraverso una migliore organizzazione del servizio, possano in qualche modo quantomeno essere corretti. Che senso ha, mi domando, a 2 anni dalle elezioni e dopo che il Presidente Gianni aveva presentato con la sua giunta il programma di governo dove si parlava di sanità, a fare una proposta di risoluzione degli Stati Generali? Si è partiti prima con la crisi di maggioranza rispetto al non assessore, poi al sottosegretario, poi c'è stata una riunione di maggioranza per il cambio di passo, così l'hanno chiamato, rispetto al governatore Gianni, poi si è sfiduciato la giunta su Fidi, poi si è continuato sulle infrastrutture, ora sulla sanità, e domani si scopre che verranno fatti gli Stati Generali della cultura e chissà, magari anche quelli dello sport. Ce lo dicano chiaro, esiste un problema, se lo risolvano fra di loro. Quello a cui noi non possiamo partecipare è un gioco di rimballo fra Giunta e Partito Democratico che lo sostiene sulle spalle dei cittadini. Ci sono 800.000 persone in lista d'attesa, ci sono 300 milioni di euro che devono essere ripianati sui bilanci della sanità. Le persone non riescono a fare o a prenotare una visita e questi del Partito Democratico e del centro-sinistra stanno ore a discutere per mettersi d'accordo fra di loro. Andiamo alle elezioni subito, noi siamo pronti a farlo, abbiamo dimostrato che dove governiamo la scorsa tornata delle elezioni amministrative vinciamo, i cittadini premiano il buon governo, il Presidente Gianni venga in Consiglio regionale, ponga la fiducia sul suo programma di governo, noi siamo pronti ad andare alle elezioni. Il Partito Democratico ci sembra che sia più attaccato alle poltrone rispetto al benessere dei cittadini. E si conclude così il nostro appuntamento settimanale di informazione politica dentro il Consiglio. Grazie per essere stati con noi. Tra 7 giorni vi aspetto sempre qua, dentro il Consiglio.